La salute pubblica viene prima dei danni pur pesanti all'economia. Nel messaggio di ieri sera il sindaco di Campobasso Gravina difende il recente decreto del governo sulla fase 2 dell'emergenza, un provvedimento che andrà in vigore lunedì prossimo, ma che anche in Molise sta causando già fibrillazioni e polemiche a causa delle disposizioni circa la graduale riapertura delle attività commerciali da molti ritenute insufficienti. Premesso che tutti sbagliavano, quindi anche il governo, così come il sottoscritto, sicuramente avrà fatto degli errori e li continuerà a fare, però in un momento come questo bisognerebbe anche comprendere che ognuno di noi ha un pensiero, ma evidentemente ci sono tante altre persone che stanno pensando la stessa cosa e che se non si è adottata ci sarà una ragione. Ecco, se partiamo dal presupposto che c'è sempre una ragione su alcune scelte, allora, saremmo sicuramente tutti un po' meno livorosi, un po' meno arrabbiati, cattivi, incavolati, per non usare altre espressioni, e forse potremmo vivere questo periodo di reclusione con un minimo di serenità in più. Sono consapevole dello stato di grande difficoltà di tanti esercenti. Senza dare false illusioni, annuncio che questo ente cercherà di dar loro un sostegno, tenendo presente però che un aiuto importante potrà arrivare solo dall'anticipazione di cassa ai comuni da parte del governo centrale attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, continua Gravina. Una misura questa al momento ancora allo studio. Riceverò questa manifestazione di commercianti che vogliono simbolicamente riconsegnare le chiavi, è inutile dirlo, è comprensibile, ripeto, il loro stato d'animo, avranno la possibilità di fare modo di protestare, insomma, mi rendo conto che insomma, è comprensibile, a loro in tutta onestà gli diremo che siamo in attesa anche di una serie di contributi che sono stati anticipati appunto comunicativamente dalla Regione Molise. Noi siamo pronti, così come siamo stati già pronti, abbiamo pubblicato, avete visto il bando, per quanto riguarda un bando esplorativo che ci permetterà di capire quali sono le esigenze delle famiglie in ordine al pagamento delle bollette e dei canoni di locazione. Ci siamo avviati per tempo in modo tale che non appena arriveranno i trasferimenti da parte della Regione saremo pronti ancora una volta ad erogare davvero alle famiglie bisognose, davvero appunto a chi è in difficoltà anche per il pagamento del canone di locazione o appunto delle utenze, di poter far fronte a questo periodo difficile che purtroppo non sarà ancora brevissimo, anche perché la ripresa per alcune categorie avverrà e quindi ci sarà, avverrà per tempo, ci sarà anche quel lasso di tempo di lavoro che poi produrrà la retribuzione. Quindi ci rendiamo conto che da quando si inizia a lavorare a quando si ottiene un reddito passa ancora del tempo e anche per questo siamo anche pronti per rinnovare, diciamo così, il bonus alimentare e buoni spesa, come avevamo promesso, come seconda tranche per le famiglie, oltre a quelle che abbiamo già ampliato.